Caro Andrea, è giunto il momento di salutarci. Il ritiro dal calcio giocato è arrivato anche per te, segno inevitabile del passare del tempo. Quest'ultimo scudetto, il numero 37, è stato matematicamente vinto ai tuoi anni 37. Ora sono 38, guardi già il futuro, come sono soliti fare la Juve e gli uomini che hanno onorato questa gloriosa maglia. La festa scudetto è stato un vortice di emozioni, culminato con l'ultimo cambio al 60° minuto. Quando un calciatore si ritira o più semplicemente lascia una squadra che tanto ha amato, mi soffermo sugli occhi. Gli occhi non mentono mai ed esprimono pienamente le emozioni del momento. Ho visto tanta malinconia, occhi lucidi per la consapevolezza di aver chiuso un capitolo importante della propria vita. Credo sia estremamente difficile quanto totalmente gratificante. Gratificato da quanto fatto nei 20 anni di carriera, costellati di tante vittorie, tanti trofei e qualche naturale delusione. Lacrime di consapevolezza di quanto dato al calcio e sicuramente appreso da esso. Da aggiungersi alla consapevolezza di essere stato amato per 8 lunghi anni dai propri tifosi e rispettato da tutti gli altri. Un uomo esemplare, mai sopra le righe, il campione che mette tutti d'accordo per la capacità di incidere silenziosamente sulle sorti della squadra per cui si lotta. Un calciatore sopra la media, senza dubbi il difensore italiano più forte della tua generazione, senza nulla togliere al buon Giorgione, che sicuramente ha ancora molto da dare alla causa. Molti ricordano i nomi altisonanti, quelli mediaticamente rilevanti e menzionati ripetutamente dagli amanti del calcio. Io ricorderò a vita uno dei nomi più importanti della storia bianconera, reso tale dal silenzio di cui si è fatto forte. I veri campioni a volte sono quelli che ottengono le vittorie con la propria squadra senza darlo troppo a vedere. Arrivato da campione del mondo per un tozzo di pane, lasci i colori bianconeri e il calcio da leggenda. Grazie Andrea, sei insegnato come a tutti si è concesso una seconda possibilità nella vita e nella carriera. Mai buttarla via, ma sfruttarla al massimo per migliorarsi. Grazie Roccia. Siamo sempre qua.